Insieme a Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico dell'Acquario di Livorno, un progetto che cerca di guardare al futuro del mare, guardare al futuro e salvaguardare l'ambiente. Certamente un progetto sostenibile per incrementare quelle che sono le proterie di Posidonia, che sono il vero e proprio polmone del Mar Mediterraneo, la culla della biodiversità. Che cosa vuol dire questo passo Roots of the Sea? Che passo è rispetto all'ambiente, quello di oggi? È un passo che la Posidonia primariamente si poteva trasferire solo utilizzando materiale plastico. Questo materiale invece è un materiale che una volta che la Posidonia ha radicato si biodegrada totalmente, viene addirittura mangiato dagli organismi del fondo, quindi sparisce per sempre lasciando la Posidonia intatta in loco. Un progetto importante, un progetto al quale si lavorava da anni, grande soddisfazione. Sì, una grandissima soddisfazione, soprattutto anche il fatto di fare rete tra le varie realtà scientifiche locali e il fatto di vedere comunque le grosse potenzialità che ha questo territorio con le università, con gli Atenei e anche con l'Acquario che è il braccio a mare dell'università. Insieme al presidente di ASAT DIA per raccontare quello che è un progetto, un bellissimo progetto che vede la partecipazione di ASA, Acquario di Livorno, un progetto innovativo. Di che cosa stiamo parlando? Questo progetto si inserisce in un più ampio progetto di ASA, che è quello della realizzazione di un dissalatore all'Elba, che è consideriamo uno strumento fondamentale per garantire e mettere in sicurezza l'isola rispetto alle problematiche di gestione della risorsa idrica che in questo momento stanno diventando sempre più sensibili e difficili. In quest'ambito, al fine di garantire al massimo il minimo impatto ambientale di questo impianto e quindi dei rischi di impatto ambientale sulla Posidonia, si inserisce questo lavoro, questo studio che oggi viene presentato e che ha portato ad un risultato che servirà sia nello specifico per risolvere, comunque quindi ridurre questo impatto, sia riteniamo e speriamo anche in altre situazioni che possa diventare un sistema riproducibile in situazioni analoghe.